Ciao producer e bentornati su Produciamo Musica, sono Lorenzo e questo è il primo video di una miniserie dedicata alla produzione da zero di un brano, di un beat o comunque di una base musicale. Troverete un video dedicato ad ogni sezione del progetto, partendo da questo dove vedremo come organizzarci prima di mettere le mani sul progetto vero e proprio, per poi andare a vedere come creare le drums, i bassi, i synth e tutti gli effetti necessari. Qui sotto in descrizione troverete la playlist con tutti i video usciti e vi dico già che nell'ultimo video della miniserie ci sarà secondo me una cosa molto utile per voi per questo progetto. Quindi se volete rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e iniziamo! Per iniziare, cosa vedrete in questa serie di video? Prima cosa, vedremo come realizzare una produzione ITB, cioè in the box, ovvero come organizzare e realizzare una traccia completamente all'interno del nostro software. Seconda cosa, faremo una traccia elettronica, però questo non vuol dire che il metodo che utilizzo io non potrete poi applicarlo ad altri generi, ad altri tipi di produzioni, insomma, potete farci un po' quello che volete. Io lavoro con Studio One ormai da tanto tempo, prima ho sempre utilizzato FL Studio, ma tutto quello che vedremo lo potremo applicare anche ad altre DAW come Ableton, appunto FL, Logic, Cubase, insomma le conoscete. Terza cosa, questa miniserie sarà dedicata principalmente alla fase di organizzazione e produzione di un brano, in quanto spesso io realizzo già da subito buona parte del mix durante la fase di scrittura e sound design della traccia. Come vi dicevo prima, quando vado a creare un nuovo progetto, il mio personale metodo di lavoro è quello di avere un approccio, diciamo, melodico, perché preferisco prima di tutto andare a lavorare sulla parte appunto melodica del brano, quindi la scrittura degli accordi, il sound design dei vari elementi, dei synth e del basso, per poi andare a riempire tutto il resto con le drums, gli effetti e tutto quello che può servire. Al contrario ci sono producer e beatmaker che preferiscono avere innanzitutto una base solida di drums, quindi andarsele a creare con dei pattern, con le drum machine, per poi andarci a costruire sopra tutta la parte melodica, gli effetti e tutto quello che può servire. Ovviamente poi sta a voi con il tempo capire quale sia dei due l'approccio che preferite. Ma veniamo alle cose un pochino più pratiche, così da capire come iniziare a organizzare un lavoro. Dovete sapere che ogni DAW, ogni software gestisce il progetto e tutti i file in maniera più o meno differente. La cosa secondo me molto importante è quella di fare in modo che tutti i sample, tutti i loop, tutte le tracce MIDI, insomma tutto quello che utilizzeremo vada a salvarsi all'interno della cartella del progetto. Questo per evitare che in un futuro avessimo bisogno di nuovo del progetto, dobbiamo spostarlo, insomma dobbiamo farci delle cose nuove, non andiamo a perdere o non andiamo a dover ricercare nella marea di hard disk tutti i nostri file. Quindi se utilizzate una DAW diversa da Studio One, magari andatevi a vedere come si fa per poi continuare questa miniserie. Seconda cosa, è secondo me molto molto utile avere delle cartelle dedicate a tutti i sample, loop e plugin che vogliamo poi utilizzare nei nostri progetti. Questo principalmente per evitare di dover stare due ore a cercare nelle cartelle il file che ci serve, il sample, insomma essere organizzati in questo senso secondo me vi aiuta molto, vi fa risparmiare tanto tempo. Infine, legandoci anche a quello che vi ho detto prima nel primo punto, avere un sistema di backup principalmente per tutti i progetti e magari anche per i vostri sample pack. Va bene farlo sia con software dedicati sia con sistemi online come Google Drive o Dropbox, ed è generalmente consigliato avere almeno un paio di backup, uno fisico su un hard disk e l'altro in cloud. E tutto questo banalmente per non perdere settimane, mesi di lavoro e bestemmiare veramente molto forte. Spero che questa breve introduzione non vi abbia annoiato, ma ora iniziamo a fare sul serio e vedere come creare un brano. Quindi vi aspetto nel prossimo video. Ciao producer!